Ordinanza prefettizia e CGA sulla vicenda di divieto di sciopero si vada fino in fondo. Il CGA ha dato ragione al sindacato e dispone che il TAR entri nel merito dell'ordinanza. È vero che l'ordinanza del prefetto aveva la scadenza temporale di settembre 2019, ma la questione è di tale gravità e dirimenza che non si può considerare chiusa per prescrizione. Lo afferma Pippo Zappulla, segretario regionale di Articolo 1. Se non si definisce e accerta essere incostituzionale poiché viola i principi fondamentali e indisponibili della libertà di associazione e di protesta, potrà ripresentarsi alla prima lettera di una multinazionale russo-americana, alla prima richiesta del ministro liberticida, al primo prefetto puro esecutore di ordini. Insomma, un precedente pericoloso per la storia e per il futuro del sindacato e del movimento operaio della provincia di Siracusa, per moderne ed equilibrate relazioni industriali e sindacali, e io aggiungo anche per il sistema delle imprese, quelle sane che pur se con fatica si è misurato correttamente con il sindacato in questi lunghi anni di lavoro, ma anche di fisiologiche e non tensioni e conflitti sociali. Un precedente talmente grave e lesivo della libertà delle parti sociali in tutto il paese e della stessa autonomia dello Stato italiano che non può chiudersi nell'oblio della scadenza dei termini. Giusta quindi la posizione della CGL del sindacato perché si vada fino in fondo e si chiarisca e definisca la questione. È importante per tutti, per i lavoratori, per le imprese, per il sistema di tutela e diritti, per le stesse libere regole della democrazia.